Oggi ha deciso di donare un defibrillatore all'Istituto Cotoli. Come mai? Ho deciso di farlo perché credo che nelle scuole, soprattutto nelle scuole, ci sia un'altra incidenza di purtroppo mortalità in età pediatrica e non solo, anche un pochino oltre, addirittura il 7%. Io credo che nelle scuole dovrebbe innanzitutto essere una cosa obbligatoria avere un defibrillatore. Da molto tempo si parla proprio di questo, addirittura nel 2013 ci fu la legge Balduzzi che prevedeva questo, ma in termini non di obbligatorietà. Successivamente, poi nel 2019, questo è stato proposto come diciamo quasi qualcosa che deve essere di definitivo entro il 2025, anche se un po' alle Camere se la dibattono. Comunque, a parte questo, credo che è importante perché l'incidenza, dicevo, delle mortalità nelle scuole è molto elevata, dicevo poc'anzi al 7% e soprattutto su svariate forme. Noi abbiamo delle miocardiopatie ipertrofiche, abbiamo la sindrome del QT lungo, eccetera. Non voglio entrare nei meandri prettamente scientifici, però bisogna evidenziare che la cultura del defibrillatore nelle scuole deve essere una cosa primaria. Una cosa primaria sia da parte di indirizzo, da quelle che sono innanzitutto le istituzioni all'esterno, ma sia soprattutto per quanto riguarda il personale appunto scolastico. Basterebbe poco perché non è una spesa eccessiva, non è una spesa così onerosa, basterebbe poco per organizzarsi soprattutto fra gli insegnanti o il personale scolastico, ma anche fra i ragazzi iniziare questa cultura. Perché già dalle scuole medie in poi è importante capire cos'è un defibrillatore, come si usa soprattutto e come si dice la paura anche di utilizzare, perché poi al momento in cui lo devi fare devi avere anche diciamo, il coraggio, che usiamo questo termine, di farlo. La paura stessa può essere superata avendo, uso lo stesso termine, paura della stessa paura. Quindi credo che una cultura del genere significhi poi alla lunga nel ragazzo, nell'adulto, solidarietà. Significa anche l'interesse, l'attenzione, il pensare al prossimo, soprattutto. E qui stiamo parlando di ragazzi, stiamo parlando di bambini, parliamo del nostro futuro. Oggi un nobile e importantissimo gesto da parte del dottor Marsala, ha donato un defibrillatore. Quanto è importante? Beh, è importantissima la cultura della prevenzione sanitaria all'interno delle scuole. Com'è si sfonda, voglio dire, una porta aperta. Sono da anni che dico che è importante portare all'interno delle scuole questo genere di cultura e trovare la generosità, voglio dire, di imprenditori locali che danno la loro disponibilità all'acquisto di questi mezzi salvavita è qualcosa di importante, soprattutto considerato le casse, voglio dire, degli istituti che sono comunque sempre esigue e quindi è importante trovare, ecco, ripeto, la generosità di queste persone. Sicuramente.